contrastare la lassità evitando l'uso di punturine o di botox è possibile se l'inestetismo viene analizzato a 360 gradi. Quindi sempre in sede di consulenza verrà analizzata la lassità e questa cosa denuncia. Cosa comunica? Che tipo di lassità è? Sarà il corpo, sarà la qualità della lassità che ci indirizzerà la strada da intraprendere per prevenirla. Oggi i mezzi per lavorare sulla lassità sono infiniti e si arriva anche a sostituire, ma neanche a sostituire, a evitare le punturine del chirurgo piuttosto che il botox, perché i prodotti sono sempre di più performanti. Oggi parliamo di cosmetica medicale. Cosa vuol dire questo termine? Sono cosmetici sterili che hanno l'obiettivo di penetrare in profondità, arrivare nel cuore della matrice, per questo sterili, e i più puri possibili, perché visto che vengono veicolati o vengono iniettati gli stessi dai medici, ovviamente devono essere puri e con una qualità eccellente e tra l'altro i più piccoli da un punto di vista di molecola possibili. Oggi questi attivi che abbiamo a disposizione, veicolati con nuove strumentazioni che oggi sono in campo, ci permettono appunto di veicolare l'attivo con la sua informazione, con il nostro intento, nel cuore della matrice, evitando la penetrazione dello stesso con gli aghi. Ma soprattutto la scelta di attivi biocompatibili, la scelta della qualità degli attivi che hanno informazioni, caratteristiche diverse anche riguardo al compito che devono svolgere, ci permettono di donare un effetto botox ma senza la sostanza botulinica. I benefici rispetto al botox classico sono, in primis, per me è il fatto di non iniettare, di non ricevere una tossina botulinica, che sì, potrà pur riempire una ruga o distendere un tratto di un volto, ma è sempre una tossina che potrebbe anche fare tanti altri danni. Oltre al fatto che l'effetto che dà la tossina, proprio perché dà un effetto quasi di paresi, il viso non è armonico, il viso non è reale, non è vero, quell'espressione, quel viso non ha più espressione. Veicolare invece degli attivi, si chiamano botulino simili, quindi che fanno un effetto botox, perché vanno a fare un effetto rimpolpante, vanno a rigenerare il tessuto che noi vogliamo rigenerare, se parliamo di uno svuotamento, di un deficit del connettivo, se parliamo di una neocollagenesi, dipende l'azione che noi vogliamo fare. Queste sostanze, in quanto compatibili, non danno soltanto un effetto, ma vanno a rigenerare, vanno a mettere in atto un lavoro nel tessuto che è in grado di autoripararsi, mantenendo la mimica, l'espressione vera del soggetto.